Roberta Blasi, buonasera. Buonasera. Stasera sono qui per lo spettacolo che mi stuzzica moltissimo. A Natale divento gay. Beh, ne vedremo delle belle. Con Pino c'è ormai una tradizione. Diciamo che infatti stamattina proprio ci siamo resi conto che in realtà abbiamo lanciato il cine panettone teatrale, perché ogni anno a Capodanno produciamo uno spettacolo rivolto proprio al periodo natalizio, alle feste. Questo titolo, insomma, è molto divertente. Naturalmente non è una provocazione, non è offensivo, anzi, tutt'altro. È una commedia, è un pretesto, insomma, e basta. Poi magari, ecco, Pino sicuramente in quanto autore sarà più bravo sicuramente di me. Ecco, quindi questa è una piccola anticipazione. Adesso invece le vorrei porre questa domanda. In periodo di crisi come è questo nostro, voi come ve la cavate, ecco, diciamo? Facendo dei voli pindarici. Ecco. Nel senso che sicuramente, insomma, questo è un periodo in cui non si fa un grande investimento per la cultura. Però diciamo che noi ormai siamo un popolo, i teatranti, in cui da anni ci muoviamo sempre molto motivati dalla passione. Però ecco, con grande sacrificio, per cui in questo senso abbiamo una duplice veste, in quanto teatro, come teatro Ghione, quindi come programmazione, e come società di produzione per la Ghione Produzioni. Produciamo Albertazzi, produciamo Valeria Valeri e Milena Vukotic, Pino Amendola con questo spettacolo e anche uno spettacolo per con i piccoli per caso, che ecco, è appena finito, insomma, la programmazione. Diceva che a proposito dei non vedenti voi avete... Ah sì, questo è un motivo di grande orgoglio da parte mia, nel senso che questo è il secondo anno, ho reso accessibile il Teatro Ghione ai non vedenti, quindi facciamo tutta una programmazione. C'è un giorno, una domenica dedicata e condivisa chiaramente, in cui c'è attraverso l'audiodescrizione, sì, viene raccontato tutto quello che è l'immagine dello spettacolo. E quindi il non vedente viene accompagnato attraverso una visita tattile che facciamo più o meno all'incirca un'ora prima dello spettacolo. Viene invitato a salire in palcoscenico, toccare appunto le scenografie, eventualmente anche i costumi, a seconda insomma degli spettacoli che ci sono, e poi attraverso un auricolare gli viene descritto chiaramente. Questa persona tecnicamente si inserisce nei momenti di pausa o insomma senza accavallarsi con quello che è la commedia o lo spettacolo in quel momento. Ottima iniziativa. Dunque, speriamo soltanto che tutto ciò cresca sempre di più a dispetto di questo momentaccio che stiamo attraversando un po' tutti. Sì, ecco, se mi qual è l'augurio? L'occasione, volevo invece dire che per quanto riguarda, sì, il prossimo spettacolo, che è una nostra produzione, che è appunto Il Mercante di Venezia con Giorgio Albertazzi, sono felice di fare anche un'accessibilità per i sordomuti. Quindi ci saranno due interpreti in scena, un uomo e una donna, che raggrupperanno tutti i personaggi insieme appunto all'audiodescrizione. Complimenti. Qual è l'augurio per gli utenti web dal Teatro Ghione e da lei? L'augurio è che insomma che ci si possa continuare a divertire, a emozionarsi e a chiaramente speriamo che il nuovo anno, insomma, da parte delle istituzioni si accorgano che la cultura
fa crescere veramente l'umanità e che quindi bisognerebbe forse porsi qualche problemino in più, investire un po' di più su quello che sono le risorse anche di un domani migliore. Grazie e tanti auguri, grazie, di buon anno, grazie, e di buon Natale. Grazie, ricambio naturalmente con tutto il cuore.